Eder. Mac. Pallister. Alessandro Impagnatiello, 30 anni, ha cercato per settimane di assassinare con veleno per topi e cloroformio Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi. Le indagini sulla tragedia accaduta il 27 maggio a Senago evidenziano particolari inquietanti. Lo scorso 5 febbraio, Giulia stava ritornando dalla famiglia a Sant'Antimo in provincia di Napoli e, mentre aspettava in aeroporto, Impagnatiello ricercava online come comprare cloroformio. Il 16 febbraio ha acquistato il prodotto sotto falso nome e l'ha ricevuto il 6 marzo. Il 21 marzo la ragazza ha cercato su internet rimedi bruciore di stomaco e, due mesi dopo, il 20 maggio, in chat con un'amica ha confessato di sentirsi drogata e di avere un forte bruciore di stomaco. Le ricerche fatte da Impagnatiello sui veleni e le lamentele di Giulia hanno fatto sospettare che non sia stato il primo tentativo di avvelenarla. Infatti, tra la sua cronologia spuntano ricerche per ammoniaca feto. 9 dicembre e veleno per topi. 12 dicembre. Il 14 dicembre Giulia comincia a lamentare dolori allo stomaco. Il 7 gennaio è stato trovato sulla sua cronologia quanto veleno per topi necessario per uccidere una persona. E in quello stesso giorno il barman confessa di aver tradita Giulia con una collega di lavoro. Una bottiglia con veleno è stata trovata a casa di Impagnatiello. Le analisi sul corpo di Giulia hanno confermato la presenza di bromaldione, veleno per topi, il cui dosaggio sarebbe aumentato nell'ultimo mese e mezzo. Impagnatiello aveva tentato più volte di convincere Giulia ad abortire, senza successo. Dopo aver scoperto a fine novembre la gravidanza, il 27 giugno l'amante di Impagnatiello ha raccontato a Giulia di avere una relazione con lui, ed è stata ripresa dalle telecamere mentre le due ragazze si abbracciano in solidarietà. Il 27 maggio Giulia è stata uccisa con 37 coltellate da Impagnatiello. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!